Amici, in questo video vi vado a raccontare la maratona maschile dei campionati mondiali qua a Budapest. Grande maratona, bellissima da vedere perché si correva su quattro giri pianeggianti. Mi sono divertito tantissimo perché gli atleti praticamente riuscivamo a vederli ogni 10 minuti, quindi c'era sempre azione, sempre qualcosa da fare. Tra l'altro ho avuto l'opportunità di filmare, di passare la giornata con Cofuzzi, grande youtuber americano. Se non lo conoscete ancora, andate a dare un occhio ai suoi video perché sono davvero favolosi. Io mi sono divertito tantissimo e voglio raccontarvi un pochettino tutto quello che è successo. Ci sono tante immagini per raccontare tutta la gara, che è stata davvero interessante. Probabilmente conoscete già la classifica perché usciamo un giorno dopo la gara, però io comunque ve la dico. Soprattutto i primi tre: ha vinto Victor Kiplangat dell'Uganda, 2 ore 8 e 53 il suo tempo. Secondo posto per Maru Teferi, che ha corso in 2 ore 9 e 12 con il personale della stagione. E terzo posto per Leul Ghebreselassie con 2 ore 9 e 19. Quindi bella tirata lì davanti alla fine, soprattutto perché la prima parte è stata una gara lenta e tattica. Sono passati comunque con una proiezione di gara da 2 ore 10, quindi la seconda parte l'hanno fatta molto più forte. E tra l'altro Maru Teferi, che è arrivato secondo, ha fatto una grandissima rimonta perché, pensate, in gara è caduto. Sono caduti 3 atleti in questa gara, probabilmente dovuto al fatto che comunque c'era un gruppo molto folto, soprattutto nella prima mezza. Tanti atleti lì davanti, addirittura alla mezza maratona sono passati in 30, che erano tutti lì insieme, quindi un gruppone importante. Come dicevo, è stata una gara abbastanza tattica all'inizio, capita spesso nei mondiali, nelle gare come queste. C'è da dire che i nostri italiani sono andati fortissimi. Daniele Meucci è arrivato decimo al mondo, grande Daniele, 2 ore 11 e 06. E poi il nostro secondo italiano, pensate, è arrivato 11esimo, Johannes Chiappinelli, ha fatto una gara strepitosa in 2 ore 11 e 12. Purtroppo Faniel si è dovuto ritirare, così come si sono ritirati in realtà tanti atleti importanti, così come il vincitore dei mondiali scorsi, così come altri nomi comunque blasonati che avevano l'opportunità di vincere una medaglia in questi mondiali. Tanti ritiri perché comunque le temperature qua a Budapest sono state davvero alte, nonostante la gara sia iniziata alle 7, per quello è stata una gara molto tattica, molto strategica all'inizio, molto lenta, con un gruppo folto lì davanti. Tanti rifornimenti di acqua e ghiaccio durante la corsa. Adesso vedrete tutto nel video racconto di quello che è successo. Esperienza magica per me vedere atleti di questo livello così da vicino. Molto bello vedere anche le differenti posture, appoggi del piede, come ogni atleta in questo mondiale comunque esprime il gesto della corsa in un modo diverso. E tutto questo secondo me è favoloso. Vi lascio al racconto. Buongiorno, è domenica mattina e sono le 6:40 qua a Budapest. Adesso vado a prendere il monopattino e andiamo verso la partenza della maratona maschile di questi mondiali. Fa già caldo qua fuori, sarà una maratona intensa. Partiti. Running alongside Cofuzzi. That's right.
Almost to the finish of the race. Last time was Chicago. I know, now Budapest. Where's the next one going to be? Berlin. Oh, I'm not going this year, no. Are you? Yeah. Oh, okay, cool. I won't be there, sorry. Passaggio alla mezza maratona, ci sono ancora i nostri italiani attaccati al gruppo, gruppone ancora enorme. Devo dire che nonostante le temperature comunque stanno andando ad un ottimo ritmo, sono passati alla mezza maratona in 1:05, proiezione da 2:10 in maratona. E ci sono la bellezza di 30 atleti, tutti all'interno di 2 secondi. Meucci! Qua all'arrivo manca pochissimo, penso 1-2 km massimo, e bella gara fino alla fine.
It was a tough race out there. It's so hot. The runners all worked so hard. Some of them couldn't even finish because the conditions were difficult, but it was gutsy racing out there on the world stage. I love it. Thanks for sharing the time. Well, good to see you again. Yeah, see you next time. All right. Dopo la maratona mi sono dovuto dirigere all'hotel per cambiarmi molto velocemente, perché poi avrei partecipato alla mass race da 10 km che poi in realtà è diventata 6 a causa del caldo. Ci hanno fatto correre alle 11 sul percorso della maratona mondiale, è stato bellissimo, vi racconterò tutto questo in un altro video, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, commentate qua sotto, mettete un like e soprattutto andate a vedere il sito di top4running.it, qua sotto il link, perché questa mia spedizione, la spedizione di Asco, corre di questi mondiali, ci sono tanti video che dovranno uscire ancora per raccontare tutto il resto, è successo proprio grazie a loro, che è il nostro sponsor, il nostro partner strategico, come sapete ormai da un po' di tempo, e per tutta la community c'è uno sconto del 5% su tutti gli acquisti di scarpe, indumenti per l'atletica, per la corsa in generale, insomma tutto quello che c'è sul sito di top4running.it. basta usare il coupon code ESCO a corre. E io ovviamente ringrazio Top4Running perché ci hanno ospitato qua a Budapest in una maniera pazzesca, è stato bellissimo, organizzazione strepitosa, un brand che apprezzo tantissimo e grazie. Amici, correte e fate l'amore. Alla prossima.